presi un agente già con i titoli Bonnard, perché c'erano state subito delle belle recensioni, delle recensioni molto attente ai romanzi, e Marco Vigevani si propose come agente, quindi andava benissimo. Non me lo ricordo sinceramente, ma credo di sì, per una ragione molto semplice: interessandosi la Bonnard di bibliofilia ed essendo lui figlio di uno dei più grandi librai antiquari italiani, c'erano contatti, c'erano... Dopo un po' di anni ebbi la sensazione che non eravamo proprio consonanti su tutto. I titoli erano stati tradotti in Francia, però insomma non... e così sono ho deciso di passare a Pier Giorgio Nicolazzini, sì, e lì l'ho cercato, io lui era interessato e la cosa si è... Da cui sei rappresentato attualmente per tutta la produzione. Esatto, per tutta la produzione, sia per i libri pubblicati da Bollati Borighieri, sia per i libri pubblicati da Schirà. Una precisazione, io sono arrivato però a Bollati Borighieri con La morte segue i magi prima che Bollati passasse al gruppo James. Certo. Il contratto e tutto erano già firmati e tramite Francesco Cataluccio, allora direttore editoriale, e poi arrivò questo fulmine a ciel sereno per cui la Bollati Borighieri venne acquistata dal gruppo Mauri Spagno. Comunque appunto Nicolazzini mi rappresenta per tutti, tranne che in un caso dove i diritti d'autore sono devoluti a una onlus, quindi non... Questo rapporto con Nicolazzini, fertile, favorevole, l'hai cercato tu perché non eri soddisfatto del rapporto precedente, arriva a toccare anche contenuti e scrittura dei tuoi libri, o si ferma solo alla parte legale, a rappresentarti? Non arriva a toccare contenuti e scrittura. Arriva a valutare insieme opportunità di tempi di pubblicazione, se premere per un anticipo di rispetto a un determinato momento o no, ma non entra nello specifico della scrittura, tant'è che lui ha sostenuto con molta convinzione anche un romanzo difficile, che non ha venduto male per rispetto alle medie italiane, però difficile come Vanagloria, che è senza dubbio un romanzo, una redazione di carcerati lo definì un pugno in faccia. Però ecco, il rapporto è molto stretto per quel che concerne la strategia di titoli, anche perché io scrivo molto, ho la fortuna di poter scrivere su diversi tavoli in contemporanea, e questo favorisce una produzione costante, e a volte è necessario valutare però quali titoli anticipare o quale titolo anticipare fra due, ad esempio.